Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo webinar sul tema partecipazione e ruolo. Dei cittadini nei processi decisionali. Vi intrattengo qualche minuto in attesa che entrino tutti nell'aula. Il programma poi lo presenterà il dottor Sauro Angeletti, che fa anche il coordinamento dei diversi interventi. Mi preme solo dire due cose al volo. La prima è questa, che questo webinar è particolarmente significativo per noi che lavoriamo sulla piattaforma di partecipazione nazionale partecipa.gov.it, perché segna anche l'ingresso della Commissione europea nello stesso ambiente che abbiamo utilizzato per la piattaforma nazionale, che viene dal comune di Barcellona e si chiama Decidim. È importante perché si tratta di un caso di riuso significativo. Decidim è stato finanziato dalla Commissione europea con un suo progetto ed è stato poi riutilizzato da diverse amministrazioni, compreso il governo italiano, ma anche la Regione Puglia, il Comune di Milano, e quindi sta diventando un po' uno standard della partecipazione anche per l'Italia. Segnalo anche quest'altra particolarità tecnologica. La Commissione europea ha utilizzato anche il risultato di un altro suo progetto importante, penso che poi di queste cose ne parlerà anche Giordani, ma ve lo voglio segnalare in modo che quando ci andiate lo notiate bene, che è un sistema di traduzione simultanea, cioè questa piattaforma vi consentirà di parlare, discutere, confrontarvi con cittadini della Grecia, della Lituania, della Germania, utilizzando la vostra lingua. Quindi il sistema traduce automaticamente tutte le lingue dei paesi europei dentro la piattaforma di partecipazione. Quindi si parla tanto anche di sistemi di intelligenza artificiale, a volte li usiamo senza rendercene conto e questo è penso, un bellissimo esempio. Stiamo arrivando comunque a una sessantina di partecipanti, ancora un minuto prima di dare la parola a Saulo Angeletti. Ringrazio poi per l'organizzazione di questo webinar le colleghe dell'ufficio Europe Direct che gestisce il Formez, che si chiama Europe Direct Innovazione, e segnalo a tutti quelli che fossero interessati alle attività di questo servizio Europe Direct di seguire il sito europa.formez.it. Mi sembra che si sia stabilizzato l'ingresso dei partecipanti. Eccoci. Buongiorno a tutti, grazie Salvatore per questa tua introduzione. La mia sarà molto breve, altrettanto breve devo dire, ed è alla finalità meramente introduttiva di questo webinar, che è una ulteriore iniziativa in programma in questa settimana dell'amministrazione aperta che tutti noi sappiamo essere realizzata nell'ambito dell'Open Government Partnership. Il tema di questo approfondimento, avremo un'ora a disposizione, è quello della partecipazione, il ruolo dei cittadini nei processi decisionali. Non sta a me sottolineare l'importanza della partecipazione ai processi decisionali pubblici, al miglioramento delle scelte e delle decisioni a livello istituzionale e a livello amministrativo. Un tema evidentemente che è suscettibile di molteplici declinazioni. Qui lo approfondiamo con riferimento al ruolo dei cittadini, appunto, e ne parliamo in termini di esercizio e strumenti di partecipazione. Esercizio inteso non. Inteso ovviamente in termini positivi, come possibilità di apertura dei processi decisionali all'esterno. La partecipazione è una occasione che aumenta la consapevolezza, è uno strumento di abilitazione e di attivazione dei soggetti esterni. Per
Per partecipare, serve non soltanto una volontà, un'apertura da parte dell'amministrazione, ma come diceva Salvatore Marras pochi secondi fa, servono anche degli strumenti. Ecco, oggi pomeriggio parliamo di strumenti, sovranazionali e strumenti nazionali. Parliamo nella prima parte di esperienze appunto promosse a livello internazionale e faccio riferimento in particolare alla conferenza sul futuro dell'Europa che è stata avviata ufficialmente poco meno di una settimana fa. È un'iniziativa congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea che è finalizzata attraverso lo strumento del dibattito, della discussione su iniziativa dei cittadini a raccogliere la voce di chiunque in Europa abbia idee per contribuire a disegnare il futuro dell'Europa. Un grande esercizio di partecipazione che si avvale di una piattaforma digitale multilingue per raggruppare e per condividere i contenuti. Nella seconda parte del webinar, nella seconda mezz'ora, parleremo invece di esercizi e di strumenti nazionali, in particolare delle linee guida che il Dipartimento della Funzione Pubblica, congiuntamente con il Dipartimento delle Riforme Istituzionali, ha implementato, ha progettato e redatto linee guida che sono in corso di adozione e che costituivano una specifica attività prevista nell'azione 4 del piano nazionale sull'Open Gov, che è il quarto piano. La mia introduzione, diciamo, finisce qui e in questa prima parte del webinar darò la parola a degli ospiti che hanno accettato il nostro invito e a partire dal dottor Alessandro Giordani, che è responsabile dell'unità reti dell'Unione Europea e negli Stati membri della Direzione Generale Comunicazione della Commissione Europea. 10 minuti, dottor Giordani, diciamo, approfondire il tema che è oggetto della nostra discussione. Grazie. Sì, tutto bene. Vi ringrazio, mi sentite? Mi vedete? Tutto a posto? Allora, io vi ringrazio per avermi dato l'occasione di mettere un po' di luce su quello che è il senso della conferenza sul futuro dell'Europa, che è un qualche cosa che connota questa Commissione, e direi anche questa legislatura europea, in maniera assai forte. Voi lo sapete che era un qualche cosa che la Presidente Ursula von der Leyen ha messo nelle sue linee guida politiche fin dall'inizio, fin da quando ha chiesto la fiducia al Parlamento europeo per formare questa Commissione. Quindi è un qualche cosa che ci connota come Commissione e ci connota anche addirittura come quinquennio e legislatura. La Convenzione sul futuro dell'Unione è qualcosa che tocca i fondamenti della discussione europea nella misura in cui, come voi tutti avete ben compreso, può parlare anche di quelle che sono la divisione di competenze oggi tra gli Stati membri e l'Unione Europea, che detto in soldoni significa quanta Europa vogliamo. Non è la prima volta che si cerca di mettere mano ai fondamenti dell'Unione Europea in maniera così forte e così partecipativa, ma è certamente la prima volta che lo si fa con un'apertura ai cittadini di questo fino. Con questo tipo di vera apertura nei confronti di tutta la cittadinanza. Io ricordo che nel 2002-2003, ve lo ricorderete, quando dopo il trattato di Nizza si cercò di trovare una soluzione che non fossero semplicemente le solite conferenze intergovernative tra stati membri a porte chiuse che andavano a ritoccare le fondamenta dell'Unione, si cercò di fare la famosa Convenzione sul futuro dell'Unione, che lavorò per 2 anni, e quella che era presieduta da Giscard d'Estaing, e che se volete, per la prima volta era addirittura l'embrione di un'assemblea costituente europea, cioè non apriva le porte solamente ai governi degli stati membri,
a porte chiuse poi di fatto, ma apriva le porte anche a rappresentanti dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo, della Commissione, quindi anche a rappresentanti dei cittadini. Nel 2002-2003 per la prima volta abbiamo avuto un tentativo di aprire la decisione, il decision making sul futuro dell'Unione come base giuridica e divisione di competenze a qualcosa che andasse al di là dei meri governi degli Stati Uniti. La Convenzione sul futuro dell'Unione all'epoca partorì, come vi ricorderete, quel trattato costituzionale che era a metà strada tra una Costituzione e un nuovo trattato, che ebbe poca fortuna perché non fu poi ratificato dalla Francia e dall'Olanda, e quindi ci portò a dover espungere da quel trattato costituzionale tutte le cose più suggestive, per esempio le direttive e i regolamenti non si chiamavano più direttive e regolamenti, ma leggi europee, oppure l'alto rappresentante per la politica estera di sicurezza comune non si chiamava più così, ma si chiamava ministro degli esteri europeo. Dunque, tutte quelle suggestioni costituzionali tipiche poi di uno Stato nascente, si dovettero espungere dal progetto di trattato costituzionale e si arrivò ad avere il trattato di Lisbona di oggi, che non è altro che un'ennesima, anche se molto, molto forte, innovazione, ma un'ennesima rinnovo dei trattati di Roma iniziali. Poi arrivò la crisi del 2009 e del 2011, quindi una crisi che iniziò come una crisi finanziaria, poi divenne una crisi dei debiti sovrani e una crisi di fiducia, e ci dimostrò che effettivamente la costruzione europea non era terminata, perché la nuova governance economica che ci siamo dati dopo la crisi del 2009, quella per esempio del fiscal compact, quella di un controllo e una sorveglianza multilaterale dei bilanci molto più forte e stringente di quella di prima, ci ha mostrato che in realtà la costruzione dell'Europa era un qualche cosa che doveva ancora aggiungere dei mattoni. Però fu fatto questa nuova governance economica più che altro perché ci correva dietro la crisi e rischiava l'euro di non essere più un progetto irreversibile, ma di essere qualcosa contro cui la speculazione internazionale avrebbe scommesso contro. E quindi si arrivò a un momento in cui la nuova governance economica creò delle regole intergovernative, cioè con una preminenza di ruolo tra gli Stati membri, piuttosto che sulle istituzioni sovranazionali come la Commissione e il Parlamento europeo, molto forte. Oggi noi abbiamo una nuova governance economica che può mandare davanti alla Corte di giustizia o avere delle sanzioni un paese come l'Italia e come qualsiasi altro paese, non solo e non più perché non rispetta il 3% di deficit o il 60% di debito, che sono i tipici parametri di Maastricht, ma anche perché, ad esempio, non abbiamo fatto la riforma della scuola, la riforma della pubblica amministrazione o la riforma degli incentivi, quindi cose che sono tipicamente dentro la sovranità nazionale. Dopodiché, 2011-2012, siamo arrivati a un punto in cui questa nuova governance economica aveva retto più o meno bene, è arrivata la pandemia. La pandemia ha creato un cambio di paradigma totale anche nella costruzione dell'Unione. Voi sapete bene che Next Generation EU, che vuol dire fare debito pubblico europeo per beni pubblici europei, non è solo una riforma. È un cambio, un vero e proprio cambio di paradigma fatto a trattati costanti, perché noi abbiamo una quantità enorme di risorse europee, 750 miliardi, che arriveranno col cosiddetto Recovery Fund, che poi è lo strumento di ripresa e resilienza, che assieme ad altri strumenti porteranno una quantità di risorse inimmaginabile anche rispetto a un paragone col piano Marshall, e viene fatto per la prima volta con dei debiti fatti a partire dal bilancio europeo, quindi con dei debiti europei. Un debito pubblico europeo per un bilancio, per una costruzione di beni pubblici europei. Dentro questo scenario di cambio di paradigma fatto a trattati costanti si inserisce la conferenza sul futuro dell'Europa. La conferenza sul futuro dell'Europa dice: fermiamoci un attimo, abbiamo fatto una corsa in questi anni dal fallito trattato costituzionale del 2002-2003 fino al trattato di Lisbona, alla nuova governance economica venuta dalla crisi, e adesso al nuovo cambio di paradigma dopo la pandemia con Next Generation EU. Dobbiamo fare in modo che i cittadini, dopo questa corsa in avanti nella costruzione dell'Europa, si riappropriano di questo progetto dicendo la loro. E dicendo la loro, guardate bene, la conferenza sul futuro dell'Unione e dell'Europa è qualcosa di diverso e di più pervasivo di quanto non sia stata la convenzione, quella di Giscard d'Estaing nel 2002-2003, perché mentre quella allargava la partecipazione al decision making sulle regole comunitarie di base ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo, la conferenza sul futuro dell'Europa che abbiamo davanti oggi è un qualche cosa che ci apre alla cittadinanza,
Decidim e questa piattaforma online di cui parlava giustamente chi mi ha preceduto è un qualcosa di senza precedenti, non solo dal punto di vista tecnico, perché si potrà mettere non solo a fare degli eventi che verranno poi presi in conto nelle loro conclusioni in tutte le lingue, oppure mettere delle idee nuove o delle idee precipue su specifiche politiche nella sezione idee della piattaforma online che verranno poi riprese dai decision maker comunitari e contemporaneamente confrontabili in tutte le lingue anche mentre queste idee si esprimono. Ma soprattutto è aperta a chiunque, è aperta a qualunque cittadino. Esiste una carta, una carta dei requisiti minimi affinché un evento, un'idea, un'interazione con la piattaforma online possa essere eleggibile per la piattaforma, ma sono requisiti minimi di rispetto reciproco, del non hate speech, quindi di non predicare odio, razzismo o insulti o promuovere la violenza, ma al di fuori di queste caratteristiche di civiltà nel dibattito che sono basilari, è una discussione senza tabù. Ricomprende praticamente, se voi vedete nella dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, tutte le grandi priorità politiche dell'Unione, dal Green Deal, quindi dal Piano Verde fino all'Europa digitale, dalla politica estera e sicurezza comune, ai diritti di libertà, eccetera, ivi comprese le competenze, perché ricordatevi che la conferenza sul futuro dell'Europa arriva in un momento in cui abbiamo appena forse visto la luce in fondo al tunnel della pandemia, quindi tra le varie cose che si vorranno discutere, questo il Presidente von der Leyen l'ha detto chiaramente nel suo discorso davanti al Parlamento europeo in settembre, si vorranno discutere anche le competenze in materia di sanità e di lotta ai grandi flagelli sanitari dell'Unione Europea. La pandemia ci ha insegnato che anche lì siamo in mezzo al guado, che certe competenze rimangono agli Stati membri e ci hanno impedito di reagire in una certa maniera, con una certa tempestività alla pandemia, e forse il cittadino ha qualcosa da dire rispetto al fatto che vorrebbe un'Unione Europea che sia in grado di reagire in maniera più pervicace e in maniera più immediata, ma quindi avendo più competenze nel campo della salute. Quindi tutti questi obiettivi, tutte queste discussioni senza tabù sono messe sul tavolo della piattaforma online e possono ricevere il contributo di tutti, e c'è un impegno politico da parte delle istituzioni di Bruxelles di prendere attentivamente, in maniera molto molto seria, in conto i risultati di questa conferenza, senza per questo voler necessariamente promettere che si tradurranno in maniera particolarmente pedissequa in cambiamenti dei trattati. Ecco, i cambiamenti dei trattati sono qualcosa che verrà deciso alla fine della conferenza intergovernativa, della conferenza sul futuro dell'Europa. Io personalmente ritengo che verrà messo in moto un meccanismo di riforma anche dei trattati in conseguenza delle idee più forti e più incisive che verranno espresse dalla conferenza sul futuro dell'Europa. Non è detto che si debba fare anche. Pensate che Next Generation EU, questo cambio di paradigma che abbiamo vissuto dopo la pandemia con il recovery fund, con il debito pubblico europeo, si fa a trattati costanti. Quindi ci sono molte innovazioni, anche molto profonde, del sistema attraverso cui l'Unione Europea progredisce e incide sulla realtà, che si possono fare a trattati costanti. Credo altresì che di fronte alla pandemia e di fronte a quello che abbiamo dovuto ridiscutere per molti aspetti rispetto alle competenze che l'Unione Europea non aveva o avrebbe dovuto avere, o avrebbe meglio agito e più efficacemente agito se le avesse avute, ecco, discutere anche di questo sarà un qualche cosa di inevitabile, e faccio l'esempio, per esempio, della politica della salute e della politica sanitaria. Chiudo dicendo che noi abbiamo 424 Centri Europe Direct, tra cui quello di Roma che ringrazio e che è qui, che sono deputati giustamente a coinvolgere la cittadinanza nella maniera più pervasiva possibile in questo esercizio di democrazia partecipativa senza precedenti attraverso la piattaforma online. Loro sono in grado di darvi anche un training su quali sono le interazioni da dare e le modalità di interazione con la piattaforma online. Siate sicuri, chiunque voglia partecipare tra i vari livelli, tra i vari settori della società civile organizzata o dai semplici cittadini, che nulla andrà perduto, perché appunto questa piattaforma online ha la possibilità di prevedere poi il convogliare queste idee, se saranno strutturate in una maniera chiara e appunto incisiva, verso il vertice che poi ne farà una sintesi politica e non le potrà ignorare. Ecco, quindi io ho voluto fare questo brevissimo excursus per dirvi da dove veniamo. C'è stato un tentativo addirittura costituente 10, 15, ormai 18 anni fa con la Convenzione sul futuro dell'Unione, che ha partorito un trattato costituzionale che poi non ha visto la luce
ma ha visto la luce attraverso il Trattato di Lisbona. Abbiamo visto poi un'ultima possibilità di cambiare la governance. Perfetto, grazie. Grazie dottor Giordani per questo inquadramento e per la declinazione dei profili organizzativi, democratici, ma anche digitali dei processi di partecipazione. Adesso darei la parola nello spirito dell'Open Gov che coinvolge istituzioni e associazioni alla dottoressa Elisa Gambardella, che è la coordinatrice dell'area Education and Lifelong Learning presso Solidar, che è una rete europea di organizzazione della società civile che promuove una visione della società basata sulla solidarietà e sulla giustizia sociale. Elisa Gambardella, peraltro, è stata eletta componente del comitato direttivo della Convenzione della Società Civile per la Conferenza sul Futuro dell'Europa e in questo contesto coordina il gruppo di lavoro Europa Sociale. Anche a lei, dottoressa, chiediamo in 10 minuti raccontarci il suo punto di vista e la sua esperienza sui processi partecipativi. Grazie. Grazie, grazie a lei, ai partecipanti e in generale agli organizzatori per l'invito. Trovo che questo sia non solo un ottimo tema di cui parlare, ma anche un'ottima tempistica con cui si è scelta di farlo, siccome, come è stato detto, la conferenza è stata appena lanciata. Come detto nell'introduzione, io sono coordinatrice presso Solidar, che è un'associazione europea di organizzazioni di società civile. Voglio solo precisare, perché a volte c'è confusione o ci sono diverse interpretazioni di cosa questo voglia dire, che i nostri membri sono sia ONG che sindacati, nel caso di Solidar, e quindi per esempio, per darvi un'idea più concreta di quali sia la tipologia di membri che aderisce alla rete Solidar, in Italia i nostri membri sono ARCI e la CGIL. Quindi, vista la natura dei nostri membri e la natura del nostro lavoro, cioè cercare di far avanzare il progresso sociale e tendere alla giustizia sociale per il futuro dell'Unione Europea, per il futuro della società in generale, anche al di fuori dell'Unione Europea, è stato molto naturale per noi attivarci sin da subito, dall'inizio delle discussioni su questo tema, per mobilitare i nostri membri, mobilitarci noi stessi a livello europeo, a livello transnazionale, in cui abbiamo il piacere di rappresentarli, per la partecipazione in seno alla conferenza sul futuro dell'Unione. Riteniamo infatti che sia una grandissima occasione e tuttavia un'occasione che va disseminata con quanta più accuratezza e intelligenza possibile, nel senso che è importante, come le stesse istituzioni hanno sottolineato lanciando l'iniziativa, che la conferenza sia accessibile a tutti realmente, ovvero che raggiunga anche chi di abitudine, diciamo, non si informa o non ha grande accesso all'informazione rispetto a ciò che avviene a Bruxelles o comunque a livello transnazionale. E soprattutto è importante perché è una possibilità effettivamente di avere influenza su ciò che sarà il futuro dell'Unione Europea. Poiché si tratta anche di un processo molto vasto, le organizzazioni di società civile principali o maggiori presenti a Bruxelles, quindi diciamo organizzazioni europee di società civile, hanno deciso spontaneamente di creare la Convenzione delle organizzazioni di società civile sul futuro dell'Unione Europea, ed è in seno a questa che sono stata eletta come componente del Consiglio Direttivo Steering Group, come lo chiamiamo. E come si diceva, ho il piacere di coordinare l'area di lavoro Social Europe in quel contesto. Questa è un'iniziativa molto importante che è stata presa da parte delle organizzazioni di società civile, non soltanto perché all'inizio, va detto, non era affatto chiaro quale sarebbe stato il coinvolgimento di organizzazioni come le nostre, che da anni se non decenni lavorano appunto per promuovere più democrazia, più partecipazione da parte dei cittadini ai processi decisionali dell'Unione Europea e in generale per migliorare la dimensione democratica e rivolgersi e superare il cosiddetto deficit democratico dell'Unione Europea, ma anche perché appunto non era molto chiaro fino a che punto ci fosse l'intenzione da parte delle istituzioni, soprattutto mi permetto di dire da parte del Consiglio, di effettivamente coinvolgere le organizzazioni di società civile. Quindi più di 70 organizzazioni
con questa natura quindi determinata dal fatto di avere membri presenti a livello nazionale in almeno 12 stati membri dell'Unione Europea, la scelta di unirsi in quella che appunto è stata definita e chiamiamo convenzione per lavorare attorno alle stesse aree tematiche prioritarie individuate dalla conferenza. Quindi queste sono quelle che noi riassumiamo chiamandole Europa sociale, piuttosto che le sfide ambientali, le trasformazioni digitali, le basi democratiche della nostra società, quindi anche per quanto attiene allo Stato di diritto, che sappiamo è sfidato anche in alcuni Stati membri dell'Unione Europea a oggi, nonché quella che viene chiamata European Way of Life e che racchiude diverse dimensioni e politiche relative anche alla solidarietà all'interno dell'Unione Europea e anche all'esterno dell'Unione Europea. Quindi ci organizziamo in modo tale che ciascun componente del comitato direttivo sia responsabile per un gruppo di lavoro rispetto a queste cinque tematiche, che poi contengono ovviamente al proprio interno tanti altri temi che ne fanno parte, trattandosi di temi molto vasti per l'appunto. Questa è un'iniziativa importante perché spontanea, perché auto-organizzata e perché ha permesso peraltro di giungere poi al risultato ottenuto non senza fatica, va detto anche questo, di avere 8 seggi nella plenaria della conferenza a livello europeo, quindi, e quindi di poter esprimere e dare voce ai nostri membri in quella sede. E perché è così importante? Non lo dico perché ci lavoro, non lo dico perché sono appassionata di questo tema, lo dico perché è stato detto prima, la pandemia è stato uno degli elementi, non è stato un elemento indifferente, diciamo così, tra quelli che hanno determinato anche il lancio di questa conferenza, o perlomeno la sua tempistica e poi l'ampiezza, ecco, dell'ambizione della conferenza stessa. Ed è durante la pandemia che molti hanno realizzato quello che forse non era così visibile prima, cioè il ruolo che queste organizzazioni giocano in realtà ogni giorno, prima della pandemia, dopo la pandemia continueranno a fare, ma soprattutto durante la pandemia è stato visibile quanto queste organizzazioni, la loro organizzazione di solidarietà a livello locale, nazionale, ma anche transnazionale, sia fondamentale per la tenuta sociale, la coesione sociale. E in generale per il sostegno alle comunità in cui agiscono. E poi vedere che queste stesse organizzazioni non fossero necessariamente riconosciute poi in quanto portatrici di istanze valide, portatrici di istanze relative alla giustizia sociale, alla giustizia ambientale e alla partecipazione democratica più in generale, poteva essere un disappunto che adesso abbiamo visto incontrato. O comunque rispetto a cui c'è stata una risposta da parte delle istituzioni con la presenza in plenaria. Non è una risposta che però è stabile. Vorrei approfittare di questa occasione, siccome parliamo di partecipazione dei cittadini anche a processi decisionali, ed essendo organizzazioni di società civile, organizzazioni animate, portate avanti dai cittadini naturalmente, per ricordare che tra quelle innovazioni del Trattato di Lisbona che venivano menzionate prima e che ancora non sono state necessariamente del tutto applicate, c'è anche l'articolo 11 del Trattato sull'Unione Europea che prevede l'implementazione di quello che viene chiamato civil dialogue, quindi la possibilità, accanto al dialogo sociale, di istituire un dialogo strutturato e strutturale con le organizzazioni di società civile. Questo non è avvenuto a livello europeo in modo omogeneo, ci sono alcune DG all'interno della Commissione che lo fanno, il Parlamento lo fa in altro modo, quindi di consultare costantemente in modo strutturale le organizzazioni di società civile, ma non è avvenuto nemmeno a livello nazionale. E un esempio lampante di questo è stato proprio ancora in relazione alla pandemia, ma anche al futuro dell'Europa, l'elaborazione dei piani nazionali di resilienza e recovery, perché in questa occasione, nonostante la Commissione avesse incoraggiato gli Stati membri a consultare le organizzazioni di società civile, solo pochi lo hanno fatto e pochissimi in modo davvero costruttivo, possiamo dire.
Quindi perché riunirsi in una convenzione? Da parte delle organizzazioni di società civile europee. Innanzitutto per disseminare quanto più possibile e diffondere informazione rispetto a questa grande possibilità di partecipazione alla vita democratica dell'Unione Europea, grazie ai nostri membri e alle reti e ai cittadini che rappresentano a livello nazionale e che coinvolgono ogni giorno nel proprio lavoro, nelle proprie attività. Farlo in modo strutturato, quindi farlo in modo che renda poi possibile effettivamente veicolare le raccomandazioni che emergeranno da questa consultazione con i membri dentro la conferenza istituzionale, e quindi dare voce, ma dare anche seguito, auspicabilmente influenzare in qualche modo, comunque esprimere la propria posizione rispetto al dibattito istituzionale, e anche, perché no, speriamo, fare in modo che questa possa essere una buona pratica, un incoraggiamento rispetto all'istituzione del dialogo civile e quindi rispetto a un'innovazione a trattati vigenti, peraltro, rispetto al decision making a livello europeo, ma si auspica anche a livello nazionale, vista la natura della conferenza europea, ma anche con un forte impatto a livello nazionale, se pensiamo a quanto possa contribuire, dare seguito anche alla realizzazione che è avvenuta durante la pandemia e soprattutto con l'introduzione di Next Generation EU per tantissimi cittadini rispetto al bisogno di più Europa, alla voglia di più Europa. Vi ringrazio e sarò felice di rispondere a qualsiasi domanda. Grazie, grazie dottoressa Gambardella. Due parole di commento sui contenuti del suo intervento e quelli del dottor Giordani. Ci sarebbero tanti temi da approfondire e non è escluso, anzi, io auspicherei che troviamo degli ulteriori spazi di approfondimento. Questo è un evento nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, quindi il tempo è un po' contingentato, però organizziamo altre occasioni di confronto, di disseminazione, di acculturamento, perché davvero ci sono temi molto interessanti. Ne sintetizzo alcuni io in tre parole. Il primo è il ruolo convergente delle istituzioni e delle associazioni, che ovviamente concorrono entrambe da punti di vista che sono complementari ma non alternativi alla realizzazione e all'attuazione di politiche pubbliche. Il secondo tema è quello della partecipazione come processo e non come risultato, quindi anche un obiettivo da coltivare nel tempo, da rafforzare. Molte cose sono state fatte, la dottoressa Gambardella sottolineava anche margini di miglioramento che sono oggettivi o ulteriori opportunità da cogliere. Il terzo elemento è quello della ambizione. La partecipazione è ancora un processo e un obiettivo ambizioso. La conferenza sul futuro dell'Europa si candida a creare uno spazio, un esercizio democratico paneuropeo ambizioso, uno spazio pubblico per un dibattito aperto, inclusivo e trasparente sul futuro dell'Europa. Questo dibattito va però replicato n volte in n luoghi, anche a livello nazionale, voglio dire, ma anche a livello politico e amministrativo per quanto riguarda la promozione di specifiche politiche pubbliche o di specifiche processi decisionali e di scelte amministrative. E in questo senso, è in questo quadro che il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento per le funzioni, per le riforme istituzionali hanno promosso la redazione delle linee guida sulla consultazione pubblica che sono state definite nell'ambito del quarto piano nazionale sull'open government che sono in corso di adozione. Le linee guida sono uno strumento diciamo, per promuovere la partecipazione, per disciplinare, tra virgolette, in senso positivo la raccolta di contributi e quindi costituiscono un complemento organizzativo rispetto agli strumenti tecnologici che già sono stati messi in campo attraverso ad esempio la piattaforma Partecipa. Do la parola a questo punto al professor Lorenzo Spadaccini, che è il capo dipartimento del Dipartimento per le Riforme Istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che insieme alla dottoressa Silvia Paparo, direttore generale dell'Ufficio per la Semplificazione e la Sburocratizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, ci parleranno esattamente di questo, della declinazione del tema della consultazione e dello strumento delle linee guida.
Grazie professore. Grazie, grazie mille e grazie anche a tutti gli organizzatori per l'invito e questa occasione di illustrare le linee guida sulla consultazione pubblica. La predisposizione di linee guida sulla consultazione si colloca nell'ambito di un progetto che il Dipartimento per le Riforme Istituzionali e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno promosso con l'obiettivo di aumentare la qualità e la trasparenza delle decisioni pubbliche attraverso il rafforzamento del ricorso alle consultazioni nelle pubbliche amministrazioni. La consultazione è infatti uno strumento essenziale di partecipazione che consente alle amministrazioni di raccogliere il contributo di tutti i soggetti interessati, i cittadini, le imprese e le loro organizzazioni, nella elaborazione delle decisioni pubbliche. Le linee guida forniscono dunque alle amministrazioni pubbliche indicazioni operative per la realizzazione di processi partecipativi aperti e inclusivi, al fine di migliorare la qualità, la trasparenza e l'efficacia delle decisioni pubbliche. Il sito consultazione.gov.it, la piattaforma per la partecipazione partecipa e le linee guida sulla consultazione si collocano inoltre nel quarto piano d'azione nazionale dell'Open Government Partnership e in particolare rappresentano impegni specifici dell'azione 4 supporto alla partecipazione. E qui nella slide vedete le schermate dei due siti impiegati, consultazione.gov.it e partecipa. L'adozione delle linee guida sulla consultazione è avvenuta attraverso un percorso partecipato. Al fine di raccogliere osservazioni e proposte da parte di tutti i soggetti interessati, infatti, la bozza di linee guida è stata sottoposta essa stessa a consultazione pubblica. La consultazione si è svolta sulla piattaforma Partecipa, di cui Salvatore Marras ha parlato in introduzione, ed ha previsto la raccolta di contributi dal 6 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, attraverso lo strumento del testo commentabile. Per agevolare l'inserimento dei commenti, la bozza delle linee guida in consultazione è stata suddivisa in sezioni, per ciascuna delle quali gli utenti hanno potuto inviare il proprio contributo sotto forma di commento, di suggerimento o di proposta di riscrittura. Sono pervenute complessivamente 94 contributi che hanno riguardato molti aspetti chiave del documento e hanno offerto proposte e considerazioni, spesso sul piano tecnico, particolarmente utili e condivisibili. In particolare, i contributi hanno fornito sia considerazioni di portata generale sull'intero documento, sia osservazioni e proposte puntuali relative alle singole parti di cui si compone la guida. Un elevato numero di commenti è stato accolto e ha consentito di rafforzare, migliorare e integrare molti dei concetti e delle raccomandazioni espresse nel documento. Per esempio, sono state rafforzate le indicazioni relative ai principi di trasparenza e inclusione attraverso raccomandazioni specifiche sulla necessità di assicurare la massima trasparenza sugli esiti delle consultazioni e di assicurare la partecipazione anche dei soggetti più deboli, cioè meno organizzati. Un report dettagliato sugli esiti della consultazione è stato predisposto e pubblicato su Partecipa e in effetti vedete in particolare l'impatto dei contributi sul testo finale delle linee guida. Veniamo ora alla illustrazione breve delle linee guida nella parte generale nei principi. Ora, le linee guida si rivolgono alle amministrazioni centrali, ma rappresentano uno strumento a disposizione di tutte le altre amministrazioni pubbliche, anche regioni e enti locali.
Sono inoltre un utile riferimento per tutti gli stakeholders per conoscere le opportunità di partecipazione e per verificare lo svolgimento delle consultazioni realizzate dalle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda però le consultazioni realizzate nell'ambito delle procedure di analisi e verifica di impatto della regolamentazione, cosiddetti AIREVIR, si precisa che occorre sempre far riferimento all'apposito regolamento che è previsto dal DPCM 169-2017 e alle indicazioni previste nell'apposita guida metodologica. Ora, come è strutturato il documento relativo alle linee guida? Le linee guida si articolano in due parti. La prima parte, di carattere generale, chiarisce che cos'è la consultazione pubblica. Vedo che la slide è, scusate, che riaggiusto le slide perché si sono modificate. Ecco qua. Dicevo, le linee guida sono divise in due parti. La prima parte di carattere generale chiarisce che cos'è la consultazione pubblica e quali sono i benefici ad essa associati. Individua i casi in cui è utile coinvolgere i soggetti interessati e indica quali sono i soggetti da coinvolgere. Individua poi i principi fondamentali a cui le amministrazioni devono attenersi nel realizzare le attività di consultazione. La seconda parte ha invece un profilo più operativo e rappresenta una guida passo passo rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni. È inoltre un focus specifico contenente indicazioni per proteggere i dati personali dei partecipanti alle consultazioni, ciascun passo operativo è poi accompagnato da una checklist utile a verificare che tutte le indicazioni delle linee guida siano state prese in considerazione. Infine, in appendice sono richiamate alcune delle principali normative di settore che prevedono procedure di partecipazione e consultazione. Ora, perché è importante consultare? Le linee guida forniscono indicazioni in ordine ai benefici e all'utilità della consultazione. Consultare è utile per raccogliere informazioni ed elementi conoscitivi, perché consente alle amministrazioni di arricchire la base informativa a loro disposizione, per migliorare la qualità delle decisioni, perché favorisce il miglioramento appunto nella qualità delle decisioni, ad esempio consente di far emergere questioni altrimenti non considerate e di affrontare in anticipo potenziali criticità nell'attuazione di una decisione. Può accrescere la fiducia nelle istituzioni e favorire l'osservanza delle decisioni da parte dei destinatari. È utile poi per verificare gli effetti delle decisioni già assunte e infine per rendere trasparenti le decisioni stesse. Quando consultare, i soggetti interessati devono essere coinvolti in tutte le fasi del procedimento decisionale, nella definizione delle priorità di intervento e nella selezione delle questioni su cui intervenire, nell'elaborazione e formulazione del contenuto della decisione. Le attività di consultazione dovrebbero prendere avvio sin dalle prime fasi del processo decisionale per consentire ai soggetti interessati di contribuire a definire il contenuto di una decisione. Chi consultare? Le linee guida sottolineano la necessità che sia fornita a tutti i soggetti interessati l'opportunità di partecipare, sia i destinatari diretti che quelli indiretti di una decisione. Nelle linee guida si evidenzia l'importanza della corretta individuazione dei soggetti da consultare, con particolare attenzione ai soggetti più deboli, quelli meno strutturati, meno organizzati rispetto alle esigenze della consultazione medesima. Occorre poi assicurare la massima trasparenza nel caso in cui l'amministrazione decida di ricorrere alla consultazione mirata in particolare, perché in tal caso devono essere esplicitati e resi pubblici i criteri di selezione dei destinatari. Infine, i principi generali cui le amministrazioni devono attenersi nello svolgimento delle consultazioni che la linea guida individua nella triade che vedete nella slide, ossia inclusione, accessibilità, efficacia
e tempestività, trasparenza e riscontro sui risultati. Vi ringrazio per aver seguito questa illustrazione generale rispetto alle linee guida sulla consultazione e ora passo la parola a Silvia Paparo. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti per l'occasione. Io proseguo nell'illustrazione delle linee guida. Lorenzo Spadaccini ha presentato i principi, diciamo, le indicazioni generali delle linee guida. Io mi concentro sulla parte più operativa delle linee guida. I principi, infatti, sono accompagnati da una guida operativa per il personale delle amministrazioni con l'ambizione di offrire strumenti operativi al personale delle amministrazioni. Prima di tutto è importante evidenziare qual è l'approccio delle linee guida. Non c'è un metodo, una procedura o uno strumento di consultazione valido per tutti i casi. E la parte operativa della guida cerca di accompagnare, ha l'ambizione di accompagnare le amministrazioni nell'individuazione delle domande da porsi quando si vuol fare una consultazione e delle possibili scelte da compiere. I passi già richiamati, individuati nelle linee guida, sono progettare, preparare i materiali, svolgere una consultazione, dare conto. La prima, diciamo, nel momento in cui ci si accinge a scegliere di lanciare una consultazione è analizzare il contesto e soprattutto capire qual è l'oggetto della consultazione. Quali sono gli obiettivi che l'amministrazione si pone con quella consultazione? A che punto è la decisione? Questo è un tema cruciale. Perché la consultazione conti, è importante che, diciamo, il processo, ci sia lo spazio nel processo decisionale per tener conto degli esiti della consultazione. E naturalmente le risorse da utilizzare. Quindi la progettazione della consultazione è un momento importantissimo perché è quello che individua quali sono le finalità, quali sono i destinatari, quali sono gli strumenti più idonei a realizzare quegli obiettivi. Quali sono le fasi in cui articolare le attività e le azioni di comunicazione, oltre che gli indicatori della valutazione. Qui vedete le fasi, diciamo, i possibili obiettivi della consultazione, gli interlocutori e le metodologie e gli strumenti. Diciamo, questa tripartizione è essenziale, perché se non definiamo gli obiettivi della consultazione, ad esempio, se noi vogliamo individuare le priorità di intervento, dobbiamo capire quali sono gli interlocutori, a
ai quali ci vogliamo rivolgere e quali sono le metodologie. Qui vedete esemplificate alcune delle metodologie più importanti, online, dal vivo, consultazioni aperte o mirate a determinati target, consultazioni su testi, attraverso questionari, con un confronto tra i partecipanti, e ancora consultazioni cicliche a tempo, permanenti, e ancora diciamo, accanto alle metodologie ci sono gli strumenti, i focus group, i questionari, le raccolte di idee. Qui vedete esemplificato il caso, a me più caro, della consultazione sulla semplificazione, che è stata realizzata nel corso del 2020 attraverso l'utilizzo di un mix di strumenti diversi. L'obiettivo qual era? Era raccogliere indicazioni di priorità. Come è stata realizzata, diciamo, come è stato perseguito questo obiettivo? Attraverso un mix di strumenti, una consultazione pubblica online sulla piattaforma Partecipa, con un questionario aperto per raccogliere storie e indicazioni, una consultazione, un forum sulla rete Italia Semplice per stimolare i contributi e lo scambio tra, diciamo, gli operatori delle PA, e focus e audizioni con le associazioni rappresentative. La guida poi passa a, diciamo, individuare i passi della consultazione, la preparazione dei materiali, lo svolgimento della consultazione. Infine, per aiutare e rendere ancora più concreto e operativa l'illustrazione dei passi della consultazione, sono state definite delle checklist con le domande da porsi per verificare, diciamo, la concreta operatività delle indicazioni delle linee guida. Qui vedete rappresentate le checklist. Per ciascuna di esse e per ciascuno dei passi della consultazione sono individuate delle domande che rappresentano una guida allo svolgimento dei diversi passi, perché porsi le domande giuste è fondamentale per individuare gli strumenti più idonei. L'approccio, appunto, è quello che la consultazione ha bisogno di una chiara identificazione degli obiettivi, degli interlocutori, degli strumenti e ovviamente della valutazione, del feedback, che poi è, diciamo, il cuore. La consultazione è importante e conta se, diciamo, a chi partecipa viene restituito un feedback sugli esiti della consultazione, ma anche su come quella consultazione è stata utile nelle scelte di politica pubblica. Tornando all'esempio che facevo prima della consultazione, della consultazione svolta per la semplificazione,
è stato dato per ciascuna delle tre modalità di consultazione che ho illustrato, consultazione pubblica, focus group e confronto con gli operatori e forum con gli operatori nella rete Italia Semplice. Attraverso ciascuno di questi strumenti è stato restituito un feedback degli esiti della consultazione e soprattutto si è individuato anche in una fase successiva qual è il contributo che queste indicazioni hanno dato anche alla predisposizione di iniziative normative o alla pianificazione di iniziative e attività di semplificazione. Vi ringrazio per l'attenzione, il mio tempo è finito, grazie ancora. Grazie Silvia, ringrazio la dottoressa Silvia Paparo che, come ho detto prima, è il direttore dell'ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica che, oltre ad occuparsi di questo tema, lo ha implementato in maniera concreta attraverso l'attività di consultazione cui faceva accenno. Due considerazioni a valle di questa seconda parte in cui abbiamo parlato, i nostri ospiti hanno rappresentato le esperienze di consultazione e il prodotto tra virgolette che è stato fatto su questo tema, che sono le linee guida sulla consultazione. Le linee guida sono importanti perché da un lato, come diceva Silvia, fanno tesoro e sono anche il frutto di esperienze applicative condotte, quindi non sono delle linee guida in astratto ma sono delle linee guida che finalizzano e sviluppano alcuni in maniera strutturata le caratteristiche del processo di consultazione e sono fondamentali dal nostro punto di vista, dal punto di vista del Dipartimento della Funzione Pubblica che promuove politiche di innovazione e di capacitazione, perché per fare partecipazione ovviamente serve una consapevolezza, ma servono anche strumenti e sviluppo di competenze. Gli strumenti sono organizzativi e le linee guida sono uno di questi, ma anche gli strumenti tecnologici, quale ad esempio la piattaforma Partecipa che è stata implementata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le riforme istituzionali a partire dalla piattaforma Desidim di cui si diceva Salvatore Marras in apertura. Questo è quello che si sta facendo a livello istituzionale e questi sono gli strumenti che possono essere e sono messi a disposizione delle amministrazioni pubbliche per svolgere le loro attività di consultazione su temi di policy specifiche. Siamo stati, secondo me, intanto rigorosi nel rispetto dei tempi e questo è importante, ma abbiamo approfondito alcune dimensioni fondamentali dei processi di partecipazione che si articolano a livello sovranazionale e nazionale, a livello politico istituzionale nel disegno di specifiche policy, ma anche a livello operativo come strumenti e procedure che per consolidare la partecipazione devono essere sempre più patrimonio di ogni amministrazione pubblica. Anche su questo tema il Dipartimento della Funzione Pubblica è impegnato e promuove, ad esempio, in collaborazione col Formez, uno specifico progetto finanziato con i fondi comunitari, con i fondi SIE, che si occupa di amministrazione aperta e di partecipazione. E questo è lo spirito, delle nostre attività e del nostro impegno, e questo spazio nella settimana dell'amministrazione aperta voleva essere ed è stato un luogo di riflessione ma anche di impegno per proseguire in queste nostre attività. Ringrazio i partecipanti, ringrazio i relatori che sono intervenuti per la loro disponibilità. Buona settimana dell'amministrazione aperta e a presto per altri appuntamenti. Buon pomeriggio a tutti.